ragazzi, ho una domanda. Secondo voi, chi è la coppia più bella della casa, eh? Io e Ice. Assolutamente no, io e Maya. C'è qualcosa in frigo, per caso? Grazie, mascotte. Maya, la tua mascotte mangia troppo. Guarda il suo sedere, riempie tutto il frigorifero. Hai visto? Stai cercando qualcosa nel frigo? Non c'è niente, mi spiace. Te lo abbiamo già detto, ti chiameremo quando sarà pronto. Che cavolo, a me non basta colazione, pranzo e cena. Voglio degli spuntini, è chiaro. Potresti prendere una mela come spuntino. A mascotte piacciono le carote, ma qui non ci sono, lo sai. Se mascotte vuole delle carote, vada in cantina allora. Ma è buio, fa paura e ci sono tanti ragni. Non andrò in cantina con il mio fantastico costume bianco, si sporcherebbe. Oh, che uomo pulito. Giusto, mascotte, fai attenzione al tuo costume bianco. Fai bene, è giusto. Oh, Bunny, vi stavo cercando. Vi devo dare una notizia non tanto bella. Coach Abby non potrebbe darci le cattive notizie al mattino anziché alla sera? No, non è possibile. Sì, è meglio, altrimenti non Questa dormiamo. Notizia non può aspettare. Le bullette hanno deciso di fare una votazione. Una votazione per la coppia più bella. Io e Maya vinceremo. No. Questa votazione deciderà chi lascerà la casa di campagna. Cosa? Ma in che senso? Sì, beh, alle bulle non piace il comportamento di alcune persone. Si sono accordate con Mike e Mike, beh, lui ha approvato. Capisco che il professor Mike sia il nostro insegnante, le bulle le sue aiutanti, ma non hanno il diritto di decidere chi dovrà andarsene. Sapete, ho già deciso contro chi voterò. Voterò contro le bulle perché sono un po' troppo presuntuose. Io voterò contro le bulle. Ragazzi, vi farà arrabbiare, ma non possiamo votare contro le bulle, sono le amministratrici. Se la maggior parte degli uomini voterà contro di me, non voglio lasciare la casa di campagna, capite? No, non potranno votare contro di te, ma neanche contro di noi, non è giusto. Maya, non possono cacciarci perché la casa di campagna è nostra, delle Bunny, capito? Esatto, è proprio così. Questa casa rosa è la nostra, lo sanno tutti. Siete fortunate, Bunnies. Non credo che le ragazze saranno cacciate. Si tratta dei ragazzi perché nella casa blu c'è troppa spazzatura, lo sapete? Ice, non sarai cacciato perché sei pulito. Sapete una cosa? Credo che la votazione sarà una stupidaggine e che i voti li inventeranno. Ma va bene così, noi andremo lì e vedremo quello che succede, non importa. E a quel punto che cosa farà? Se le bulle decidessero di fare qualcosa, allora le caccerò. Ho pensato che le bulle avessero deciso di fare una cosa terribile, che fosse contro di me. Bene, ragazzi, allora buona fortuna. Spero che nessuno se ne vada. Sì, la fortuna è con noi. Non serve la fortuna, proteggeremo questa casa di campagna. Ragazzi, ma che vi prende? Le bulle non decidono nulla, non sono loro che comandano. Le Bunny comandano e l'ultima parola sarà la nostra. Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito. E quello è un leone con una zampa ferita. Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto. Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro. Scarica ora il nostro gioco. I nostri amici animali ti stanno aspettando. Laila, è stata una bella idea quella di cacciare i giocatori di basket, ma tutti li amano e credo che nessuno voterà contro di loro, non credi? Giada, sono un genio, pensi davvero che non mi sia inventata niente? Davvero? Ci saranno molti voti contro i giocatori di basket. Laila, sei un genio, le Bunny... Beh, alle Bunny prenderà un colpo e sarà fantastico. Sì, Giada, lo sarà, le Bunny senza i giocatori, che bello. E comunque sai che ti dico? Nessuno avrà niente da ridire perché i perdenti sono stati messi sotto dai giocatori. Giada, senza i giocatori di basket sarà tutto più bello. Esattamente, metteremo in riga anche le Bunny, comanderemo noi. Va bene ragazza, ma non dire niente. Io parlerò e tu stai zitta. Fai parlare a me, ok? Bene, dirò solo sì, 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 sì. Bene Giada, non c'è bisogno di stare al gioco in questo modo perché sembrerebbe finto. Fai finta di niente, d'accordo? Zenia, sai chi si vota oggi? Voteremo contro chi? Contro le Bunny, giusto? Sì, non vedo l'ora. Sì, voglio che vadano via. Anch'io, accidenti. Blondie, ti stavamo cercando, dobbiamo parlarti. Siamo stanche dei tuoi insulti. Sì, è vero, te la prendi con noi. Va bene ragazzi, ora basta, lo sapevo che avresti origliato. Oggi si voterà e sapete contro chi? Contro le Bunny. Ma io voglio votare contro Zalina e Kev, sono fastidiosi. Io contro Loren e Dima, anche loro lo sono. Ma quale Dima e Loren? Voteremo contro le Bunny, sono le più fastidiose al mondo, lo sanno tutti. Ragazzi, è la nostra occasione per cacciarle dalla casa di campagna. Sì, saremo le vere regine qui. Le rane regine. Ok, contro le Bunny, d'accordo? Io volevo cacciare i calciatori, però. La prossima volta cacceremo i calciatori, d'accordo? Ora però cacceremo le Bunny. E ricordate, le Bunny...
Bunny, me lo devo scrivere. Okay, ce lo ricorderemo. È tutto nella nostra testa. Sapete, ragazzi, ci sarà una votazione nella casa di campagna e sarà contro alcuni di voi, ok? Non mi interessa, nessuno voterà contro di noi. Avranno paura di votare contro di noi. Il voto non intaccherà i giocatori di basket. Quindi, grazie a queste votazioni, ci saranno molti più posti nella casa blu, giusto? Sì, penso proprio di sì. In questa casa si sta davvero molto stretti. Se stai stretto, nessuno ti trattiene e sei libero, sai? Siete troppo furbi, calciatori. Noi sosterremo i perdenti. E sapete, il mio voto sarà contro di voi. Anche il mio è ovvio. Cavoli, che paura. Credetemi, non verremo cacciati. Anzi, lo saranno i perdenti. Perché sono inutili. È così divertente vedere come discutono su chi verrà cacciato. Sì, nessuno voterà contro di noi, perché non sono coraggiosi, è ovvio. Non siate così sicuri di voi stessi, si può votare contro chiunque. Tenetevi pronti, abitanti della casa blu. Avete sentito? Si può votare contro chiunque, ok? Mi dispiace così tanto per voi. Potreste essere cacciati, ragazzi. Sì, esattamente. Forse lo sarete voi, allora. Siete davvero strani, giocatori di basket. Tranquilli, sarà il voto a decidere, ragazzi, forza. Giusto, sarà il voto a decidere, esatto. Non vi preoccupate, vi aiuteremo a imballare le vostre cose. Hai un'idea su chi sarà cacciato, Dima? Secondo me i perdenti. Mangeremo la loro colazione domani, che bello. Esatto. Che cosa dite? Batterò per il mio posto in questa casa di campagna fino al mio ultimo respiro. Certo, fino alla morte. Vedremo di che morte dovremo morire. Lascia stare, hanno paura perché temono di essere cacciati. Bene, ragazzi, credo che le bulle vogliano cacciare noi o i giocatori di basket. Avete sentito? Accidenti, per cosa? Chi lo sa per cosa? Saranno invidiose di noi. Tutto qua. Non siate arrabbiati. Anche se i voti saranno contro di voi, non ve ne andrete. Questa è la vostra casa, no? Sì, è la nostra casa. Però se la maggior parte vota contro di noi, beh, dovremo andarcene. Questo non va bene, perché tutti diranno: ecco, le Bunny sono qui perché hanno la casa, però noi non le vogliamo e quindi dovremo andarcene. Vi rendete conto? Sarebbe terribile. La fine di un'era, quindi prendete questi. Scriveremo Giada e Laila. Ottima idea, ma come faremo a metterli all'interno della scatola? Lo vedranno. Se ne accorgeranno. No, perché noi sostituiremo la scatola originale con la nostra. Ma la scatola sarà nelle mani di Giada e Laila. Sarà impossibile farlo, capite? Ma Scott, non c'è niente di impossibile per le Bunny. Forza, dobbiamo farlo. Accidenti, ho paura. Sì, ma dobbiamo farlo. Non possiamo farci cacciare via. Forza. Andiamo. Perlomeno ci proveremo. Ragazzi, ovviamente non so cosa abbiate in mente, ma non vi consiglio di creare problemi. Coach Abby, il voto sarà equo. Saranno gli adolescenti a scegliere, non noi. È giusto che l'ultima parola spetti agli abitanti della casa. Voglio far sentire la nostra voce. Sappiamo contro chi voteremo. Sì, ci sono alcune persone che ci infastidiscono. Sì, dovrebbero essere cacciati. Che bello, calciatrici, calciatrici. Bene, allora preparate i vostri voti, ok? D'accordo? L'abbiamo fatto. Ho paura, penso che tutti voteranno contro di noi, lo so. No, i perdenti non si notano neanche. Ci sono persone peggiori. Non diamo fastidio a nessuno. Non capisco perché dovremmo votare contro qualcuno. Va tutto bene, quindi perché, eh? Recentemente c'è stato troppo disordine nella casa di campagna. Ecco perché lo facciamo. In questo modo gli altri potranno capire se si comportano male e devono essere cacciati. Ascoltate, bullette, che vi è venuto in mente? Perché dovremmo votare, eh? Perché avete inventato questa messa in scena? Oh, ecco le Bunny! Sedetevi e votate. Avanti, dov'è la scatola dei voti? In mani molto affidabili, Diana. Guardate, ha la scatola fra le mani. Ho visto, mascotte. Eccoci venuti a votare. Oh, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Forza, venite, venite! Non è iniziata la votazione, vero? Non ci siamo perse nulla, giusto? Oh ragazzi, venite, la votazione sta per iniziare. Sì, ma dovete fare in fretta, avanti, prego, venite! Ragazzi, quando votate, prendete la decisione giusta, ragionateci, non abboccate all'amo. Votate per chi si comporta davvero male qui dentro. Le ragazze hanno detto bene. Va bene, ora basta discussioni. I ragazzi sono qui con i loro voti e sanno contro chi votare. Iniziamo a votare, forza! I primi voti sono i nostri. Zakat, Romeo, Simone. Ciao ciao, ragazzi perdenti. Au revoir. Pizza Ice, Zalina. Sono nervosa. Che pensi? Qualcuno voterà contro di noi? Beh, noi voteremo contro di Lauren, perché lei chiede sempre più cibo degli altri. Thomas e Bruno. Zup, il tuo voto. Ragazze rane. Calciatori. Ecco i nostri voti.
C'è troppo silenzio, questo mi spaventa. Mi chiedo chi lascerà la casa di campagna. Abby e il professor Mike. Sapremo presto i voti, ragazze. Bulle, conto su di voi. Finalmente ci sarà più spazio e non ci sarà la coda per fare la doccia. Già. Bene, e ora contiamo i voti. Giocatori di basket, perdenti. Bunny. Giocatori di basket. Giocatori di basket. Ma aspettate, che cosa? Giocatori di basket. Zalina. Perdenti. Giocatori di basket. Giocatori di basket. Perdenti. Ancora giocatori di basket. Rane. E? Che cos'è, Laila? Giocatori di basket. Anch'io giocatori di basket. Perdenti, avete votato contro di noi. Rilassatevi, ascoltate i risultati, avanti. E ancora giocatori di basket. Giocatori di basket. E ora l'ultimo voto, eh? Giocatori di basket. Sì, è il giorno più bello della mia vita. Aspettate, non ha senso. Perché avete votato contro i giocatori di basket? Aspettate, c'è qualcosa che non va. Credo che le Bunny stiano falsificando i risultati delle votazioni. Bunny, rilassatevi, lo so che è doloroso, ma dovete accettarlo. Giocatori di basket, fate le valigie, la maggior parte dei voti è contro di voi. Mike, è un'assurdità. I cestisti non sono i benvenuti qui, capisci? Noi non ce ne andremo da nessuna parte, è chiaro? Sì, avete sentito bene, i giocatori di basket non se ne andranno, loro resteranno qui. Poliziotto George, aiuta i giocatori di basket a fare i bagagli. Cestisti, lasciate la casa di campagna. No, noi non ce ne andremo, è chiaro? Sì, giocatori di basket, purtroppo il vostro soggiorno qui è finito. Ecco cosa voglio dire, se i giocatori di basket se ne vanno, allora anche le Bunny se ne vanno. Avete sentito? Se le Bunny se ne vanno, la casa di campagna chiude per tutti quanti. Non mugugnate, avete preso la vostra decisione, avete votato contro i giocatori. Sapete tutti che difendiamo i giocatori di basket, lo sapete? Bravi ragazzi, ottimo lavoro le mie ragazze. Che cosa stai facendo? Sono orgogliosa di loro. Sì, sarebbe meglio se venissero espulse le Bunny e non i giocatori. Io sono contenta se i giocatori se ne vanno. Beh, se se ne vanno tutti, la casa di campagna chiuderà. Bunny, state andando contro le regole. Hanno votato tutti contro i giocatori di basket. Non c'è niente da fare per loro. Io personalmente dubito delle Bulle. Quindi, Bulle, se la votazione è stata equa, allora datemi la scatola e io conterò i voti. Avanti, fatelo. Sì, ottima idea. Chi sostiene Diana, ragazzi? La sosteniamo. No, ragazze, i voti erano anonimi. Non vi darò questa scatola, non lo farò. Beh, Laila, qual è il problema? Se la votazione è stata onesta, non c'è niente. Sapete che vi dico? Non vi darò la scatola. No, Laila, dagli la scatola. Laila, ma io che ti avevo detto? Ho detto stai al gioco e non creare problemi. Allora, Bulle, datemi quella scatola. Oppure il voto è annullato. Va bene, fate rimanere i giocatori. Ma non vi darò questa scatola perché i voti erano anonimi. No, Laila, dammi questa scatola. Bene, ora conteremo i voti. Ma giocatori di basket, se i voti erano onesti, voi ve ne andrete. L'aiuteremo noi, Coceppi. Giada, è la fine. Perché nessuno scoprirà che siamo state noi. Giada, sei stupida. Sei veramente stupida. Sì, sono scioccata. Le votazioni si stanno protraendo per troppo tempo. Sì, non vogliono dire addio ai ragazzi. Faremo passare l'inferno a chi ha votato contro di noi. Questo è chiaro. L'inferno è poco. Questa cosa non andrà oltre perché le Bunnies ci stanno aiutando. Abbiamo contato 35 voti contro i giocatori di basket, 15 contro le Bunny e 15 contro gli altri. Un po' strano se consideriamo che in totale siamo in 30. Interessante, chi sono le altre 35 persone che hanno votato contro i giocatori? Cosa? Qualcuno ci ha incastrati, al 100% qualcuno vuole buttarci fuori. Quindi vi siete messe nei guai da sole. Professor Mike, che cosa? Sta dubitando di me, del suo braccio destro. Io sono per l'onestà e per la giustizia, sì. Quindi? Devo aiutare i giocatori di basket a fare i bagagli? Io direi di aiutare le Bulle a fare i bagagli. Non credete? Ragazze, già dell'Aila, perché cercate sempre di rovinare tutto quanto? Quindi ragazzi, siete contro di noi, sì? Contro gli amministratori, sì? Smettila di dire sì, ma l'hai detto tu di farlo. Dannazione, le Bulle volevano cacciare i giocatori di basket. Ci avrei scommesso.
Giocatori di basket, rilassatevi, rimarrete perché le votazioni sono annullate. Non sono corrette. E quindi chi dovrei cacciare? Scusate. Le bulle, ovvio. Vi siete costruite una fossa grande e profonda nella quale siete cadute da sole. Mascot, fai attenzione a non cadere in un buco profondo. Organizzate l'ultima cena con le bulle, ragazzi, forza. Ascoltate, bulle, perché l'avete fatto? Per voi, Bunny. Sì. Giada, se dici sì un'altra volta ti ammazzo. Non c'è bisogno di organizzare una cena con le bulle. Faremo un picnic domani, che ne dite? Oh sì! Giada, smettila, non si libereranno di noi, ma l'hanno fatto! Giada, ho un altro piano, andiamo. Non me lo sarei mai aspettato dal mio braccio destro. Il tuo braccio destro è una serpe. Non è una serpe, semplicemente non le piacciono i cestisti, è ovvio. Sei un idiota, Mike. Bene, d'ora in poi i ragazzi che falsificheranno i voti o che faranno cose spiacevoli contro qualcuno qui dentro saranno cacciati, avete capito tutti? Sì! Certo che sì! Che delusione! Esattamente! Quindi, suggerisco di cenare mentre le bulle impacchettano le loro cose. Sì! Mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi episodi. E ricordate di non fare mai niente di male, altrimenti vi tornerà indietro. È semplice, no? Ci vediamo, ciao! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way.